Cari amici, buona giornata. Oggi 18 febbraio 2018. Questa è la seconda edizione della nostra rassegna stampa. La rassegna stampa, vi ricordo che è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Salerno, Roberto De Luca si dimette da assessore al bilancio durante la convention PD. Roberto De Luca è salito sul palco e ha dichiarato di rimettere il mandato di assessore nelle mani del primo cittadino, il sindaco PD Vincenzo Napoli, già vice sindaco del padre. Rifiuti, Renzi non risponde, attacca Fanpage e dice: indagati, provate la vostra innocenza. E De Luca dice: ingoierete tutto. Sull'inchiesta che ha portato alle dimissioni di Roberto De Luca, il segretario del PD invita i giornalisti di Fanpage a tacere ed evita il punto che non è giudiziario ma politico, perché è così facile per Nunzio Perrella, ex boss dei rifiuti, farsi ricevere dal figlio del presidente Dem della regione Campania, offrire di smaltire illecitamente tonnellate di monnezza. Come mai? Perché è così facile? Elezioni 2018, il facsimile della scheda elettorale, come si vota per Camera e Senato. Trovate un interessante articolo sul fattoquotidiano.it. Si vota con la nuova legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum bis, un sistema misto, in parte maggioritario, in parte proporzionale. Non è possibile fare il voto disgiunto. Esordio del tagliando antifrode. Movimento 5 Stelle, l'avvocato Zanfordini, candidato a Ravenna, dice: io massone, fatti miei, mi devono uccidere per farmi rinunciare. Noto per le sue battaglie animaliste e in difesa dell'ambiente, in corsa nel collegio uninominale della Romagna. Al Corriere della Sera non smentisce di essere stato in passato Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia. Alle richieste dei grillini replica: ma che siamo, all'Inquisizione? Se anche io fossi un transessuale di nome Elisabetta che batte in via Stalingrado, non ti devi permettere di chiedermi niente. Questa è gente violenta, vogliono impadronirsi delle nostre vite. Bene, egregio signor avvocato Zanfordini, il problema non è questo, il problema è che essere massoni in Italia non è tanto bello, dopo tutte le vicende che abbiamo passato negli anni passati. Biotecnologa a Edimburgo. Qui ti danno un mutuo anche se hai un contratto di 3 anni. Samantha Mariani, 36 anni, dopo il postdoc a Filadelfia, è arrivata in Scozia, dove studia le cellule staminali in relazione alla leucemia. In Italia l'ambiente accademico è più ristretto, dice: vorrei tornare, ma non so che, ma anzi, ma so che ora non è possibile. Bene, cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.